Dai nostri telegiornali ampiamente, potrebbe con la cancellazione dell'ETI, l'ente teatrale italiano, essere soppresso e dunque subire una chiusura. Questo vorrebbe dire una gravissima perdita per Bologna, naturalmente danni anche per i quasi 30 dipendenti che da molti anni lavorano per il Teatro Duse. Un'altra grandissima amica del Duse, da anni anima il palcoscenico di un teatro che sta molto a cuore alla città, un piccolo teatro, il Teatro delle Moline, Marinella Manicardi. Il pezzo che farò è un pezzo di Marcello Fois, si chiama La Stazione. È un pezzo del 1992, è un racconto che io poi ho portato in teatro. È un pezzo sulla bomba alla stazione di Bologna del 1980 ed è un pezzo che io dico, faccio, metto lì come grande domanda alla quale non sono state date molte risposte ed è la stessa domanda che porta il 2 agosto di tutti gli anni noi tutti i bolognesi in piazza. Io non ho mai provato niente. È la prima volta che ne parlo. Io non ho mai provato nessun dolore, neanche quando ho aperto la televisione, guardato il telegiornale e ho saputo che era saltata in aria la stazione. Neanche quando ho visto tutti quei corpi coperti dal lenzuolo allineati sul binario numero 1 e tutte quelle lamiere roventi, no? Neanche quando ho riconosciuto in quel mucchio di cose la bambola preferita di mia figlia, o quando mi hanno telefonato per dire che erano morte mia moglie e mia figlia, io non ho mai provato niente. Ho solo pensato che era quella crepa, quella ferita così rifinita, così ripulita. Tra un po' ci porteranno le scolaresche in visita, ma ce le portano già tra un diretto e un espresso. Come a vedere una tomba etrusca, tutta ripulita, tutta ristrutturata. Tra un po' penseranno che è l'idea particolarmente geniale di un architetto originale. Come una ferita che va esibita, una ferita alla quale ci si deve abituare. Ma io non mi voglio abituare! Io non ho mai provato niente, nessun dolore. Ho solo pensato che non avrei più dovuto scendere giù dopo il suono del campanello per aiutare mia moglie a togliere i bagagli dal taxi. O che non avrei più dovuto preoccuparmi per le malattie di mia figlia. O di andare a prendere tutti i giovedì pomeriggio mia moglie dal parrucchiere. Ho pensato che d'ora in poi potevo anche guardare la televisione tutte le sere, le partite, e cenare come pareva a me, anche con una pizza o con una mela. Poi ho pensato che potevo anche non farmi più la barba e non uscire più di casa. E ho pensato che non potevo anche non andare più a lavorare. E ho pensato che potevo anche restare in casa, chiuso, a rotolarmi nel letto, a piangere in mezzo alla mia merda come un bambino. E ho pensato che potevo anche attaccare tutti i miei incubi sul muro e anche mandare tutto a quel paese. Marinella Manicardi. Al Teatro Duse.
nostro. Ci ha mandato.